Signori, buongiorno, siamo a domenica 25 settembre, ad Azzano Mella si svolge la partita, seconda giornata del campionato provinciale di calcio di terza categoria tra l'Azzano Mella, di cui vediamo la formazione, e la squadra dell'Atletico Offlaga. La squadra di casa è reduce da una sconfitta nella prima giornata, mentre la squadra ospite ha vinto il suo primo incontro. La partita è cominciata. Si parte dalle retrovie con Baio che porta la palla al centro del campo. Massimiliano Girelli la allarga sulla destra. Palla viene conquistata dall'Offlaga con Pedrali. Pedrali si gira su se stesso. Lascia partire un'apertura verso Masia. Masia tocca per Massimiliano Girelli. Contrastato dai difensori. E poi la palla è presa di Nicassio, portiere dell'Azzano. Contrattacca l'Azzano con Diop. Diop apre per Franceschini che cerca di entrare in area, contrastato da Baio che lo mette a terra. L'arbitro decide per un fallo al limite dell'area. Qualcuno vorrebbe il calcio di rigore. Allora noi andiamo a vedere che cosa ci mostra il rallentatore. Diop offre la palla a Franceschini, interviene Baio nettamente fuori dall'area, quindi fa bene l'arbitro a non indicare il calcio di rigore. Punizione battuta da Sarno che mette la palla al centro del campo, finta di Migliorati, poi è Assiue che prende il pallone, poi però alla fine Corniani esce palla al piede dall'area. Sesto minuto del primo tempo, l'azione dell'Offlaga parte dalle retrovie, Baio col pallone che incespica, gli ruba il pallone Lazzano, lo offre ad Assiue che entra in area, Corniani lo contrasta, poi parapiglia in area, l'arbitro dice che è fallo di Assiue che ha travolto il difensore Ciocri. Decimo minuto del primo tempo, l'azione ancora dalle retrovie, Baio per Corniani, Corniani per Ulrich Andrea che lascia partire un bellissimo traversone per Bregoli, Bregoli è da solo in area, adesso tenta un tiro che lambisce il palo alla destra di Nicasio. Ottima l'occasione per l'Offlaga, ancora l'Offlaga, ancora dalle retrovie, parte un lancio per la fascia destra che scambia con Bregoli, Bregoli apre per Pedrali, Pedrali palla in mezzo, carezzata, rallentata, palla sui piedi di Bregoli che se lo fa parare, piattone sinistro e poi la difesa libera. E rivediamo questa azione tutta di prima dell'Offlaga che vale la pena di essere rivista. Lo scambio tra i tre attaccanti e poi il tiro quasi al volo, anche se per un attimo perde il tempo Bregoli e il portiere alla meglio sull'attaccante. 17esimo minuto, corner per Lazzano, entra in area, palla per Assiue che affronta due avversari, li supera, tira in porta e ci mette una pezza provvidenziale Baio e la palla finisce fuori dall'area e fuori pericolo. Siamo sulla tre quarti dell'attacco dell'Azzano, si combatte per contendersi il possesso della palla, prende la palla l'Azzano con Assiue che avanza verso l'area a grandi falcate, apre per Franceschini, Franceschini riesce a partire un tiro che però è sbilenco e finisce fuori. 25esimo minuto del primo tempo, palla al centro del campo conquistata da Diop, numero 7 dell'Azzano che scambia con Migliorati, riceve il pallone ancora Diop, entra in area controllato da Corniani che con una bellissima azione di difesa gli ruba il pallone e lo porta al sicuro fuori dalla sua area. E siamo quasi alla mezz'ora del primo tempo, palla contesa sulla tre quarti dell'Azzano, Franceschini prende il pallone e lo lancia in avanti per Assiue, Assiue contrastato magistralmente da Corniani, riprende però in attacco Lazzano con Assiue che entra in area, cross in mezzo, Ciocri allontana il pallone, Zuccali per Lazzano svirgola la palla che viene ributtata in avanti, se la contendono i giocatori dell'Azzano e dell'Offlaga, la conquista Migliorati, Migliorati per Confortini che tira in porta un tiro debolissimo e insiste Lazzano con Zuccali, Zuccali per Migliorati, Migliorati si guarda attorno, offre la palla ad Assiue, Assiue avanza, allarga per Diop, Diop sulla destra, ancora per Assiue in area, ma è Baio numero 4 dell'Offlaga che perentoriamente blocca ogni velleità degli attaccanti dell'Azzano. Ed è Civolini che lancia un pallone in avanti, al volo, apertura magistrale di Massimiliano Girelli per Milanesi, anticipato provvidenzialmente da Trainini. 30esimo minuto, corner per l'Offlaga, la palla arriva in mezzo, stop di petto di Massimiliano Girelli, poi tiro di prima e la palla è fuori. 36esimo, punizione per Razzano, spizza, Assiue prende la palla, Conforti la mette in gol, invocano il fuorigioco i ragazzi dell'Offlaga, ma l'arbitro convalida il gol dell'Azzano, 1-0 per i padroni di casa. E noi rivediamo questo gol al rallentatore, sale più in alto di tutti Assiue, spizza il pallone
E nel fermo immagine sembra proprio che Conforti sia regolarmente in posizione per segnare il gol dell'1-0. Ed è lo flag adesso che cerca di replicare Corniani per Baio. Baio guarda in avanti, passa la palla sulla fascia destra per Milanesi, Milanesi in mezzo per Pedrali, Pedrali al volo, parata del portiere, interviene Massimiliano Girelli, si immola il portiere, poi Trainini allontana definitivamente. Ci si contende in attacco la palla vicino all'area dell'Azzano, palla che arriva sui piedi di Ulrich Andrea, tiro in mezzo, cross, tuffo di Massimiliano Girelli, poteva essere un gran bel gol. Il tuffo di Massimiliano Girelli sul tiro di Ulrich Andrea, molto teso, si tuffa Massimiliano e sfiora il palo. E siamo agli sgoccioli del primo tempo, la palla arriva sulla tre quarti sui piedi di Pedrali. Intervento maldestro di Cinquini, Pedrali può continuare, viene messo a terra da Zuccali ed è punizione ai limiti dell'area. Ottima l'occasione per poter raggiungere il pareggio da parte dello Flaga. Occasione d'oro per poter pareggiare, pronti Ulrich Andrea, finta, Masia tira, la palla è altissima e fuori. E questa è stata anche l'ultima azione per lo Flaga per poter raggiungere il pareggio prima della pausa, ma il risultato è fermo sull'1-0 per Lazzano.